come sono uscita dalla dipendenza che mi ha mangiato il cervello. I social stanno rovinando la nostra soglia dell'attenzione. I social hanno rovinato tutto. Ma i social fanno realmente male e creano dipendenza. A tutti noi, dopo aver passato molto tempo a scrollare, è capitato di sentirci insoddisfatti e con quella sensazione di vuoto che ci rimane dentro. Ma oggi vi voglio raccontare come ho trasformato questa sensazione e l'utilizzo dei social in qualcosa che mi ha cambiato la vita. Per prima cosa, come insegno ai miei corsi, i problemi da analizzare sono quattro e per risolvere un problema è necessario conoscerlo a fondo. Primo problema, tempo eccessivo sui social. Passare troppo tempo sui social network può provocare problemi alla salute mentale. Più tempo passiamo sui social, più sentiamo l'effetto dei social su di noi. Secondo problema, la comparazione sociale, ovvero quella sensazione di invidia o insoddisfazione che proviamo nei confronti degli utenti che seguiamo. Questo è l'effetto più comune, che mina alla nostra autostima e ci fa sentire meno di quello che siamo. Questo è uno degli effetti più dannosi dei social network. Terzo problema, la dipendenza da dopamina. Ogni notifica, ogni messaggio che riceviamo rilascia una piccola dose di dopamina. Questo è l'effetto che ci fa stare sempre connessi sui social e ci fa controllare sempre le notifiche. Quarto problema, la FOMO, la paura di perdersi qualcosa. Appena sveglio controllavo i social e tutta la giornata restavo connesso perché avevo il terrore di perdermi tutte le notizie. O almeno così credevo. Ma tutto ciò non faceva altro che alimentare la mia ansia e allontanarmi da quello che era la realtà. Lo stesso effetto però lo provocano la TV e i telegiornali. Questi sono i quattro problemi che i social possono provocare, ma ci sono sei soluzioni che, se applicate, ci cambiano l'approccio nei confronti dei social network. Primo metodo, imposto un limite di tempo, datti 10 minuti ogni 2 ore che puoi dedicare a controllare le notifiche del cellulare e a controllare ciò che succede all'interno dei social network. Secondo metodo, se imposti un timer per controllare le notifiche, non è più necessario che le notifiche siano attive, quindi disattiva le notifiche. In questo modo non sarai bombardato in continuazione da messaggi o notifiche magari inutili che ti arrivano. Terzo metodo, secondo me il più importante, pratica la consapevolezza. Prima di utilizzare i social, la domanda che ci dobbiamo porre è: per quale motivo sto andando sulla piattaforma? Sono interessato a un argomento? A una ricetta? A un viaggio? Diamo un senso a ciò che stiamo per fare. Non accendiamo mai i social network per noia. Quarto metodo, segui i profili più affini a te. Possiamo selezionare i profili che ci ispirano, che ci insegnano cose nuove o che ci migliorano la vita. Sta a noi scegliere chi vogliamo seguire, un po' come quando dobbiamo scegliere gli amici che ci accompagneranno per tutta la vita. Quinto metodo, sperimenta delle pause. Concediti dei giorni interi magari senza social network o delle fasce orarie o magari, come faccio io, evita di utilizzarli quando sei a casa con la famiglia. Io ho applicato questi piccoli cambiamenti all'interno della mia routine quotidiana ed hanno fatto davvero la differenza e mi permettono di vivere i social in modo totalmente diverso. Dipende tutto da noi e a quanto siamo disposti a migliorare. Quale di queste tecniche già utilizzi? Fammelo sapere nei commenti.